Buonasera a tutti, benvenuti alla serata di premiazione agli Alfieri dello Sport, fortemente voluta dal Panathlon di Lecce col patrocinio del Comune di Melendugno. Iniziamo subito col presentare gli ospiti di questa serata. Sì, iniziamo. Antonio Leo, vicepresidente della provincia di Lecce. Filippo Giuseppe, presidente regionale paralimpico. Luigi Renis, presidente delegato della provincia di Lecce. Il nostro sindaco Maurizio Cittadino. Dirigente dell'Istituto Comprensivo Rina Durante, la professoressa Monica Galli, Don Salvatore Scardino, Ludovico Malorgio, presidente del Sala della Veste, e il nostro consigliere Luigi Dini. Sarà una serata sicuramente ricca di emozioni, come quella che già ci ha regalato il video di apertura, che non aveva bisogno di presentazioni. Abbiamo voluto iniziare proprio così perché a volte le parole sono troppe e quindi il video ha parlato da solo. Iniziamo con gli interventi, con i saluti. Iniziamo dal sindaco. Sì, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io non posso ovviamente salutare gli ospiti qui seduti accanto a me, ma un saluto particolare lo voglio fare a chi ha voluto fortemente questa manifestazione, e in particolare al nostro consigliere Candele dello Sport di Divina e a Ludovico Malorgio, presidente del Campo, oltre che a tutti quanti gli altri. Che dire, una semplice considerazione voglio fare. Luigi mi ha detto sì, brevissimo, devi fare un intramuscolo solamente, quindi lo faccio tranquillamente. Nel senso che una considerazione, dicevo, abbiamo visto il filmato molto bello Fair Play. Ora io dico che la competizione non deve essere solamente un riconoscimento di una superiorità. Io dico che bisogna fare della competizione una situazione, una questione abbastanza sana. Bisogna capire che ognuno di noi, ognuno per quanto riguarda la propria bellezza interiore, deve in qualche modo sconfiggere tanti mali che lo sport oggi ha, ma in particolare l'ultimo, permettetemi di dire. Attraverso la nostra bellezza, come dicevo prima, interiore, noi dovremmo sconfiggere un male che lo sport si porta dietro da tanto tempo, cioè quella del razzismo. Io con questo voglio di nuovo ringraziare tutti voi per la vostra presenza e ovviamente anche coloro i quali siedono qua accanto a me, come dicevo prima. Grazie e buonasera a tutti. Prima di procedere con i saluti, vogliamo fare un saluto speciale in platea. I ragazzi se ne sono già accorti e salutiamo Pongracic, il nostro professore di Lecce, accompagnato dal team manager di Lecce, Claudio Viva. Grazie per essere venuti. Lascio la parola. Buonasera a tutti. È bellissimo stare qui questa sera e avere un'ulteriore testimonianza che lo sport è bello se fatto con questi criteri ed è fatto se con il rispetto dell'altro. Quindi noi questa sera, io come farò anche io molto breve, ringrazio il consigliere Lima, ringrazio anche Ludovico Malorgio, presidente del Panathlon, che davvero organizza degli eventi molto importanti e mette sempre al centro lo sport con i suoi valori, perché non è importante solo lo sport, è importante anche collegarlo ai valori insiti nello sport stesso. Non si può fare sport se non c'è il rispetto dello stesso,
dell'avversario e di tutti. Sì, la competizione, tutti vogliono vincere, siamo tutti vogliamo vincere, anche il nostro Lecce vogliamo che vinca e che si riprenda subito. Applauso. Facciamo un grosso applauso a Lecce. Forse, e anche questo Ludovico ha messo davvero in luce. Noi siamo la squadra, il Lecce, la squadra più corretta della Serie A, e questo merita davvero un grosso applauso. Quindi, questi sono i valori che a noi piacciono, e quindi grazie ancora a chi ha organizzato, grazie a tutti gli ospiti e buona serata a tutti. Allora, mi muovo io, buonasera, Luigi Renis, delegato provinciale del CONI. Allora, non posso che essere felicissimo vedere un teatro così gremito, specialmente di giovani. E a voi che mi rivolgo in primis, perché con un filmato come quello che abbiamo visto, un filmato del genere lascia il segno. Teniamo presente ciò che abbiamo visto con i nostri occhi e portiamolo con noi. Come diceva prima il vicepresidente della provincia, il rispetto dell'avversario è fondamentale, ragazzi. Ha importanza sì chi vince e chi perde per l'obiettivo prefissato, ma a prescindere da questo, o lo sconfitto o il vittorioso merita sempre rispetto. Quindi io ringrazio innanzitutto per questo bellissimo evento. Preciso altresì che faccio parte della Paratron Club perché sono un tesserato, quindi fair play sempre e comunque. Grazie. Intanto buonasera a tutti, grazie sindaco per l'invito, grazie consigliere e un saluto circolare a tutti. Comitato Paralimpico chiaramente non poteva mancare, anche perché dopo aver saputo che ci sono anche degli atleti paralimpici che saranno premiati per quello che hanno fatto, e come tutti gli altri, che voglio dire, diciamo sempre che lo sport è uguale per tutti, non ci sono né persone con disabilità e né non mototali, lo sport ci rende uguali, diceva prima Gigi, fair play, rispetto per l'avversario, rispetto di tutti, ma credo che oggi stiamo dimostrando alcune volte, e spero che di queste manifestazioni se ne possano fare tante, stiamo ancora dimostrando che tutti siamo uguali, non c'è diversità, e la cosa è importante, perché fare sport vuol dire stare bene, poi avere alla fine un riconoscimento, ma non è il valore della medaglia, è il valore dello stare insieme, perché proprio lo stare insieme può ci rendere uguali, lo stare insieme ci fa capire che non ci deve essere né vinto e né vincitore, e che la medaglia è uguale per tutti. Quindi ancora una volta grazie all'amministrazione, alla provincia, al parroco per aver voluto che si ritiene questa manifestazione, e che sicuramente ce ne saranno tanti altri. Grazie. A seguire. Bene, buonasera a tutti. Io non mi presento perché penso che qualcuno di voi mi conosca, e sono emozionatissima questa sera perché tanti dei ragazzi che saranno premiati quest'oggi sono stati o sono ancora tuttora alunni del nostro istituto, quindi ragazzi a cui io sono legata come se fossero dei miei figli, e chiaramente vederli così impegnati in una cosa così bella come lo sport non può che riempirmi di orgoglio e di emozione. E sono anche grata per questo aver messo in risalto il fair play e l'importanza dello sport, perché oggi educare i nostri studenti da soli non ce la possiamo fare. Avere la possibilità di dialogare con associazioni sportive che come noi ci tengono a far crescere questi ragazzi nel rispetto delle regole, nel rispetto delle persone, di se stessi, è veramente importante, ed è davvero tanto difficile perché purtroppo le tentazioni sono tantissime. E le tentazioni oggi, tutte le dipendenze, voglio dire, se ne sente parlare tutti i giorni. Quindi ben vengano iniziative come queste che stimolano i ragazzi a lasciare tutte quelle che possono essere i vizi cattivi, dal videogioco alle sigarette, al vino, all'alcol, alla tossicodipendenza, per invece fare qualcosa di bello che fa bene a se stessi e agli altri come attività e pratiche sportive. Quindi grazie, perché insieme così possiamo testimoniare quanto è importante la parola. Grazie.
Buonasera a tutti, logicamente ci conosciamo tutti quanti ed è bello essere qui questa sera tutti quanti insieme a festeggiare i nostri bei amici, i nostri campioni, i nostri ragazzi. Però come ben sapete, per raggiungere dei risultati bisogna fare dei sacrifici. In tutti i campi, se non c'è sacrificio, non c'è risultato. Se non facciamo sacrifici nella nostra vita, non possiamo raggiungere alcuni traguardi e anche poi essere premiati. E soprattutto per tanti dei nostri ragazzi c'è stato tanto sacrificio, tanto impegno e hanno raggiunto degli obiettivi bellissimi. E noi oggi questi obiettivi li premiamo proprio perché è giusto dare il premio a chi ha lavorato, a chi ha avuto costanza, a chi ha fatto della propria vita anche, ha messo nella propria vita degli obiettivi. Spesso e volentieri i nostri ragazzi, i nostri giovani parliamo male e li additiamo tante volte per tante cose, per tante situazioni. Noi oggi invece, oltre a metterli al centro, come sempre è stato, li vogliamo dire che insieme possiamo essere quel pizzico di sale in più per la nostra società, ma soprattutto per il nostro paese, che ha tante belle virtù e ha tanti bei giovani e tanti bei ragazzi che possono essere di esempio a tante persone e a volte anche a tante persone adulte. Grazie a voi. Buonasera a tutti, buonasera ai presenti, saluto tutti gli ospiti, Renis, il presidente, Giuseppe Vito, il presidente della provincia, il sindaco, tutti, Buon Salvatore. E quando si parla di sport, il 90% delle volte si sente parlare di calcio, del campionato, però bisogna dire che non esiste solo il calcio, ma tantissimi altri sport di cui alcuni non ne conosciamo neanche l'esistenza. Io penso che lo sport sta alla società come l'onestà sta al lavoro. Sembrerebbero due concetti strani da accostare, ma non è così. Lo sport rende palese a tutti quello che con forza di volontà, determinazione e impegno si può riuscire a fare con il proprio corpo e la propria mente, quando sono giustamente indirizzati verso uno scopo giusto. E per quanto riguarda lo sport, anche salutare è appagante. Lo stesso vale per chi lavora e agisce onestamente, dimostrando come si deve vivere e prosperare correttamente del proprio lavoro, traendone sostentamento e soddisfazione. Ne consegue che se ci si occupa di sport e si è pure delle oneste persone, la cosa diventa il massimo dei buoni esempi possibili. Purtroppo viviamo in un'epoca in cui troppo spesso anche quella che dovrebbe essere la disciplina più corretta, basata sulla lealtà e sul principio vinca il migliore, si rende colpevole di disonestà e imbrogli, ma di chi si attiene ai sani, onesti principi sportivi si può dire sempre che chi pratica sport è in un certo senso una persona con una marcia in più nella vita. Per lui gli ostacoli ci sono per essere superati. Lo sportivo è contento quando è stanco morto, perché il più pesante allenamento è finalizzato a farti star bene. Il bello dello sport è che per essere degli sportivi veri non occorre essere degli olimpionici, delle eccellenze in qualche disciplina. Si è sportivi veri quando si pratica dando il meglio di se stessi, il massimo in ogni circostanza. Lo sport è la migliore medicina per l'animo e per il corpo, e il suo dover essere aperto a tutti è una esigenza che ogni società civile deve tener presente. Nessuno può e deve essere escluso, anzi, e per questo ha un immenso valore anche a livello di esempio. Lo sport praticato da portatori di handicap è la dimostrazione massima che la volontà non conosce ostacoli, che niente può impedire l'accrescimento di un individuo, la possibilità di esternare le sue doti e il suo valore. Per fortuna è un messaggio largamente condiviso, tanto che a fianco di quella che è la massima espressione dello sport del mondo, cioè le Olimpiadi, si tengono dei giochi altrettanto avvincenti e belli,
da seguire dedicati ad atleti con disabilità, ovvero le Paralimpiadi, che sono la dimostrazione della bellezza della vita vissuta all'insegna del superamento di qualsiasi difficoltà. Le Paralimpiadi sono la dimostrazione dell'uomo a non arrendersi davanti a nulla, sono la determinazione a spingersi oltre le proprie personali possibilità. Questo è l'esempio che i disabili sportivi danno a tutta la società, un esempio forte e importante. E questo mi pare il più bel esempio di speranza per un futuro migliore. Grazie. Io mi alzo e io dovrei fare un intervento più, però non vi spaventate, non parlerò per un quarto d'ora, per qualche minuto in più rispetto alle personalità che mi hanno preceduto, che hanno rivolto il loro saluto. Ovviamente io ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato questa opportunità, il sindaco Cisternino, perché sia chiaro che l'iniziativa è stata realizzata grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, in particolare di Gigi Dima, che io conosco da quando giocava nella primavera del Lecce, quindi da tantissimi anni, grazie al sindaco, grazie alla dirigente dell'istituto Compensio, quindi grazie alla comunità di Melendugno. Ovviamente saluto il vicepresidente della provincia che ci onora ogni volta in tutte le nostre iniziative con la sua presenza, il presidente provinciale del comitato paralimpico regionale, scusate, Giuseppe Pinto, il presidente delegato o presidente provinciale del CONI, che è anche panatleta, e il nostro reverendo, mi deve scusare, Don Salvatore, che ci onora con la sua presenza. Io mi sento a casa a Melendugno, peraltro per 4 mesi probabilmente sono vostro concittadino vivendo a San Foco. Però sono molto contento di essere qui tra i giovani, tra sportivi, che partecipano a questa bella iniziativa in cui vogliamo celebrare il vero sport, vogliamo celebrare i valori dello sport, gli ideali sportivi, la lealtà, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, che sono i valori per i quali il paratron, vedete lì, questo è il nostro gonfalone, insomma il nostro stendardo, Paratron International Club di Lecce, Paratron, che dal greco significa tutti gli sport. Noi cosa facciamo? Andiamo in giro nelle comunità, nelle scuole calcio, e appunto a parlare del fair play, a parlare di questi valori dello sport, in particolare del fair play. Tra le altre iniziative abbiamo recentemente lanciato, anzi non recentemente, 2 o 3 anni fa abbiamo lanciato una campagna della carta dei doveri dei genitori nello sport, perché come saprete, come sanno tutti gli istruttori, i genitori vorrebbero dei campioni, ma non tutti possono diventare campioni. Lo sport si pratica per procurarsi il benessere fisico, benessere mentale, per stare bene con se stessi, per imparare a competere, a confrontarsi con gli altri, non certamente per diventare campioni. Se si diventa campioni, come Pongracic, che poi inviterò anche a farsi vedere qui sul palco, tanto meglio, ma l'importante è acquisire tutti questi valori dello sport, acquisire il fair play come stile, non solo dello sportivo, ma stile di vita. Il paratron dunque, al numero, ecco, questa è la carta dei doveri del genitore dello sport, a qualcuno l'ho già distribuita, però potremo distribuirne altre. Il paratron al primo articolo del paratron recita proprio questo: i principi contenuti nell'articolo 1 del nostro statuto per richiamare gli obiettivi principali della nostra attività di panatleti sono la promozione dell'ideale sportivo, la diffusione dello sport come strumento di formazione dell'uomo, l'affermazione del fair play inteso come rispetto delle regole dell'avversario, come impegno di lealtà tra competitori. Noi non andiamo predicando un modo di fare lo sport che è contrapposto a quello che è la vera essenza dello sport, il confronto. No, il confronto ci deve essere. Deve essere anche condito di grinta, di determinazione, di concentrazione,
però deve essere un confronto leale, rispettoso delle regole dell'avversario. Il pugilato passa come uno sport violento. Il pugilato probabilmente è uno sport in cui i due competitori, i pugili, si rispettano, sono molto rispettosi delle regole e dell'avversario, magari andrebbe preso pure ad esempio, al contrario di altre discipline sportive che sembrano meno violente, come devo dire, ecco, per dire così, però in sostanza non lo so. Ecco ragazzi, voi dovete convincervi che tra voi e il vostro avversario, sia che si tratti di uno sport individuale, sia che si tratti di uno sport collettivo, si stabilisce una sorta di fluido, un rapporto diretto con l'avversario. Voi dovete condire questo fluido, questo rapporto, di, non dico di affetto, ma di rispetto, anche di determinazione di vinta, come dicevo prima, ma questo rapporto deve essere improntato sempre al fair play e alla lealtà. Noi abbiamo come Panathlon, abbiamo forse stato anche richiamato dal vicepresidente della provincia, numerose iniziative che sono delle iniziative cicliche che realizziamo ogni anno. Il premio Fair Play alla carriera e alla promozione dello sport. Premio Fair Play che è stato assegnato dai grandi personaggi dello sport salentino, ovviamente li assegniamo a sportivi salentini, alla promozione dello sport o alla carriera. Vi faccio qualche nome: Vinicio Marangio, Realino Peciccia, Rosalba Cazzato, Antonio Quarta, Giuseppe Palaglia, Achille Candido, Piero Laporta, Antonio Lillo, Antonio Dima, che è il vostro compaesano, Grazia Turco, che saluto, pure abbiamo premiato anche la Grazia Turco, facciamo un applauso. E vi piace anche la Lega Caracuta, che è stata premiata insieme con la serie della Guarda Prima dell'Arco. Ecco, noi diamo questi riconoscimenti perché sotto vogliamo utilizzare il termine, queste personalità, questi personaggi dello sport, per indicare come bisogna essere sportivi. Le persone che hanno ricevuto il premio Fair Play molto spesso hanno speso una vita per lo sport disinteressatamente, da operatori sportivi, da dirigenti federali, da atleti, da allenatori. Ecco, ci sono anche, e lo sport si fa anche per professionismo. Qui abbiamo Calabro, Mister Calabro, che saluto, che è un vostro compaesano, che è un allenatore professionista, che ha allenato tanto in Serie B con Carpi, pure con un'altra squadra, adesso è al Francavilla, ma è una bravissima persona, un bravissimo professionista. Abbiamo Davide Petraghi, che è stato il portiere del Lecce. Bisogna essere orgogliosi, perché sono sportivi che si sono dedicati allo sport con sacrificio, perché ragazzi, il vero sport, fare sport significa sacrificarci. Quando parliamo dei calciatori, delle leggi dei calciatori professionisti, magari parliamo soprattutto dei guadagni, non guardiamo che la vita che fanno. Attenzione che la vita del calciatore, dello sportivo professionista e turistica, è fatta di rinunce e sacrifici. Quindi tutti voi ragazzi che vi apprestate a fare sport ad un certo livello, sappiate che se non lo farete con sacrificio e con rinunce, non andrete tanto avanti, ma non fa niente, l'importante è che lo facciate, ripeto, rispettando quei principi di cui parlavo prima. Ecco, volevo salutare anche, no niente, ho salutato tutti, e concludo così. Dicendo che, ecco, le cose che ho detto, o meglio gli obiettivi che cerchiamo, che bisogna raggiungere, ma non solo perché lo dice il padre, ma perché sono obiettivi di vita, sono obiettivi di famiglia, sono obiettivi di comunità, sono quelli appunto del saper vivere, del vivere in pace con se stessi e con gli altri. Quindi fare sport in questo modo riconcilia soprattutto con se stessi e poi con gli altri. Naturalmente io dico sempre,
che bisogna partire dal basso per creare una cultura dello sport dai ragazzini nelle scuole, non solo nelle scuole, quelle, no, stavo a dire quelle vere, le scuole statali, insomma le scuole in cui si insegna, in cui ci si forma, ma anche nelle scuole calcio, nelle associazioni. Bisogna creare questa cultura dello sport partendo da un principio, che due competitori, che siano due atleti o due squadre, sono composte da avversari. Il mio competitore non è un nemico. Ogni volta si sente parlare, si usa questo termine stranissimo, io lo definirei blasfemo. Ogni avversario, il competitore che ci troviamo di fronte è un avversario da battere, che non bisogna stendere tappeti verdi, bisogna batterlo con tutti i mezzi leciti e con lei, rispettando la sua persona, la sua personalità. Abbiamo visto, concludo, a me ha commosso io sono vecchio però, non è che mi commuovo facilmente, il video che abbiamo visto, c'era una ragazza che era in vantaggio, la spadista a sinistra, si è fortunata, l'avversaria ha atteso che si concludesse, non so se questo si è visto, si è scritto o si è capito, che si concludesse il tempo previsto dall'incontro perché l'avversaria potesse vincere, come era giusto quella gara, addirittura con un titolo. Ecco, io con questo esempio, che vorrei definire fulgido di fair play, chiudo qui risaltandomi per la forza. Grazie. Ecco, sì, io inviterei, perché il dottore Mino che accompagna Pongracic insieme con lui fra poco ci lascerà, però l'invito a salire sul palco almeno per presentare il nostro giocatore, che al quale ovviamente lui è croato, ma lui è croato, no? Un po' di italiano, vai, lo mastichi, parli un po' di italiano, vuoi rivolgere un saluto ai ragazzi? Soprattutto buonasera a tutti. Tanti auguri, complimenti per la tua carriera, esci dall'infortunio, stai facendo un ricondizionamento, si chiama poi da giornalista sportivo, questi termini li conosco, e quindi noi ti auguriamo di tornare questo in gruppo e di tornare ad essere un perno della difesa del Lecce. Complimenti, grazie. Grazie anche al dottore Claudio Rino, finché la gente del Lecce. E sai, i medici sono importantissimi, sono quelli che organizzano tutto, se qualche cosa non va bene viene crocifisso, no, a Lecce non lo accade. Però no, complimenti, grazie a tutti, grazie a tutti. E io penso di dover passare il microfono a Manuela, che ringrazio. Grazie Vico. Passiamo alla seconda parte della nostra serata. E un altro grande applauso ai nostri ospiti, grazie per i vostri interventi molto preziosi, e iniziamo a dare un volto e un nome a questi nostri beniamini. Iniziamo con la categoria del taekwondo, con il gruppo del team Kiriatti, che nelle ultime gare internazionali in Bulgaria ha avuto dei grandissimi risultati. Invito sul palco Dima Manuele, allora io mi aggiungo e superare i chili, insomma, quello che ci porge, le notizie che ci porge brillantemente Manuela. Questa è un'associazione di Martano, il maestro Andrea, che è impegnato altrove, e quindi i ragazzi sono stati accompagnati dalla signora, e questa società di Martano, e il nome Manuela, il nome della società qual è? Team Kiriatti. Team Kiriatti. Loro sono Dima Manuele, Pasqua Gabriel, Russo Alessandro, Pasqua Lola. Questa società organizza ogni anno una grande manifestazione internazionale, vengono da tutta Europa, che è una cosa importantissima. Quando ne avete notizia, vi invito a partecipare ad Andre Carli,
a Mastrano, perché c'è veramente da vedere. Complimenti al team Iriarchi, che sono premiati dal nostro consigliere Dima con una pergamena. Gigi, ci vuoi leggere la motivazione? Il taekwondo è stato introdotto molti anni fa, credo forse più di 40 anni a Lecce, da Gino Perulli, dal maestro Gino Perulli, che è stato davvero un grandissimo maestro di questo sport, di quest'arte marziale, definita all'origine karate coreano. Adesso è una bellissima realtà perché ci sono tanti ragazzi che la praticano e tanti ottimi maestri che la insegnano. Prego. Perché lo sport è la disciplina per realizzare i sogni, è passione, determinazione, correttezza e lealtà. La vittoria più grande è imparare a brillare come le stelle, non importa arrivare primi, ciò che conta è essere unici. Complimenti per la tua di Martano di Tepandò. Procediamo con la categoria equitazione. Io avevo lasciato sulla scaletta giusto un po' di spazio per i vostri curriculum, ma mi sono dovuta pentire subito perché avete dei curriculum fantastici, ragazzi miei. Invito sul palco Elena Perlini. Un breve accenno alla sua, al suo curriculum. Elena comincia l'attività sportiva agonistica a giugno 2020, tesserata presso la SD di Latro di Cavallino, sotto la guida del 7 volte campione italiano disciplina cross country Antonio Rosato. Un applauso ad Elena. Dalla nostra dirigente. 2022 viene convocata ed inserita dalla Federazione Nazionale Sport Equestri nel programma Next Generation. Complimenti Elena. È un grande bocca al lupo per la tua carriera. Mi permetto di ricordare che l'equitazione è una bella tradizione in provincia di Lecce. Abbiamo parlato di Cavallino, Simona Gigante è un nome che molti conoscono nella storia dell'equitazione provinciale, più volte campionessa italiana, ma potrei aggiungere altri nomi, Enzo Calabrese, adesso non li ricordo, però ecco, volevo solo dire che l'equitazione nella nostra provincia ha un ruolo importante tra gli sport praticati. Complimenti. Con noi Luisa Rizzo, che riceverà in un secondo momento la nostra pergamena, campionessa italiana di droni, che ha ottenuto un Guinness World Record, e per l'attività finale con noi. Il premio adesso va ad Antonio Friolo, campione nazionale italiano di bocce, premiato dal nostro amico Danilo Mi. Congratulazioni Antonio. Un applauso per Antonio. Congratulazioni ancora. Adesso è il momento di una campionessa nota ai più, quasi un'influencer, attenta, stai diventando virale, la nostra Grazia Turco, campionessa nuova, e
ancora la collaborazione con l'associazione Angelo Farfalla, e da poco è terminato il corso LIS, giusto Veronica? Mi confermi? Quindi nascono delle belle cose. Grazie e congratulazioni. Ecco, la carta verrà consegnata a Grazia. Mi permetto di inserire per dire che Grazia naturalmente è pure campionessa di bike, di tennis tavolo, dove si mette canta, o meglio fa bene, riesce a vincere. Noi l'abbiamo a suo tempo, abbiamo assegnato il premio Fair Play, è sempre vicina al patron, la sentiamo molto vicino per questo suo grandissimo entusiasmo che mette nella pratica di tante discipline sportive. Bravissima Grazia, ti faccio un applauso personale. Congratulazioni, grazie, aggiungilo a tutto il resto, eh? Adesso è il momento di Gianluca Otranto, terzo classificato categoria esordiente al torneo nazionale paralimpico. Premia il presidente regionale del comitato della Federazione Paralimpica, Giuseppe Pinto. Pregherei poi Davide Tommasi alla fine di fare una foto di gruppo con tutti gli atleti, le personalità politiche, civili. Congratulazioni per la stampa, Davide Tommasi, mi raccomando. Adesso per la categoria ginnastica ritmica premiamo Greta Gallo. Il 25 settembre Greta si aggiudica il primo posto ai campionati regionali di specialità al cerchio e terzo posto alla palla. Il 16 ottobre 2022 terzo posto campionato di specialità gold. Il 5 novembre 12° posto campionato nazionale di specialità alla palla, il 2 aprile torneo Gold Italia. Congratulazioni Greta. E Tagliana Monteduro avrà tutto il tempo di raggiungere il palco, mentre vi facciamo sapere che il 12 febbraio guadagna il quinto posto alla gara Gold, parliamo di ginnastica artistica, il 26 febbraio quarto posto, il 26 marzo quarto posto, il 7 maggio gara nazionale Gold al Palazzo di Sud di Napoli, 22 ottobre regionale Gold squadra quarto posto, nel 2023 21 gennaio gara internazionale Barcellona quarto posto trave, 19 febbraio silver individuale secondo posto, 12 marzo silver individuale primo posto, 19 marzo silver squadra secondo posto. Tagliana, bravissima. E questo è uno dei successi che consegue ripetutamente l'associazione sportiva dilettantistica Il Delfino di legge di cui è presidente l'avvocato Maria Rosario Tamburrano. Invito Tagliana, scusami, prego, a rimanere sul palco, amore, va bene? Scusami. Prego, no, volevo solo dire questo, chiedevo un applauso per la società Il Delfino. La raggiunge sul palco per la categoria breakdance suo fratello Eros Monteduro, terzo posto su 52 ragazzi nell'ultima gara di breakdance a Milano. Una famiglia talentuosa, congratulazioni. Bravissimo Eros. Bravi ragazzi, bravissima per tutti. Forse lo spazio è molto ridotto, scusami, lo spazio è ridotto, non ce la fai,
a darci una piccola... No, è piccolo. Complimenti, dai. Grazie a te. Adesso, prima della prossima premiazione, invito sul palco l'assessore Sonia Pietrachi e l'assessore Grazia Durante per una premiazione un po' fuori categoria. La dirigente Margherita Galati e Don Salvatore devono premiare, non lo so, dei ragazzi a caso. Vogliamo annunciarli? Io direi, ormai li chiamano i miei boys, quindi avranno già capito a chi mi sto riferendo, almeno loro avranno capito, non voi. Io vorrei invitare qui sul palco Marco Mattione e Nicolò Camassa. Loro rappresentano, non nello sport, ma rappresentano insieme a tutti i ragazzi che stiamo premiando questa sera la meglio gioventù di questo territorio, lo possiamo dire? No, io devo dire che oltre ad avere la curiosità in amministrazione, praticamente per noi sono un esempio, quindi in chiesa, con tutte le manifestazioni, a teatro, ai saggi di danza, nel paese, come loro magari ci saranno anche altri ragazzi che questa sera non sono qui, ma che noi insomma scopriremo pian piano e siamo felici di dare questo premio a questi ragazzi che si impegnano nel territorio. Forse l'impresa eccezionale è essere normale, diceva l'altro, no? E voi siete dei ragazzi garbatissimi, insomma la nostra preside li ha cresciuti insieme alle famiglie ovviamente, nel modo sicuramente migliore. E loro veramente li cambiano con tanto impegno che è profuso da parte loro nella nostra società. Noi come amministrazione devo dire che io li utilizzo ormai, come dire, chiedo la loro collaborazione, i loro illumini in qualsiasi campo, ci hanno dato una mano nella giornata contro la violenza delle donne, ci daranno una mano nella nostra manifestazione dei frontoni aperti, loro e altri ragazzi del territorio. Perciò volevamo premiarli proprio per questo impegno. Sì. Io non posso che aggiungere che quando l'assessore ci ha chiesto a me e a Don Salvatore se avessimo dei nomi di qualcuno che conoscevamo, che si era distinto, senza nulla togliere agli altri studenti della nostra scuola, ce ne sono tanti, sono tutti bravi, però loro hanno quel pizzico di disponibilità, di voglia di fare, quel sorriso, vedete, sorridono sempre, sempre, non li ho mai visti senza il sorriso, anche nei momenti più difficili. Loro hanno vissuto gli esami con la pandemia, sono stati ragazzi che hanno vissuto un momento di scuola difficile e sono sempre stati disponibili per la scuola, per i compagni, per gli amici, per la parrocchia, adesso per l'amministrazione, con competenza, con semplicità, con umiltà, sempre a disposizione di tutti, quindi non potevamo non pensare a loro. Peraltro sono eccellenti nei risultati scolastici, perché stiamo parlando di due punte di diamante della nostra scuola, due lodi della nostra scuola, ma che continuano presso il liceo classico Palmieri di Lecce con risultati eccellenti. Media del 10, media del 9,5 tutti gli anni, e non stiamo parlando di poco, eh? Lascio leggere al consigliatore la motivazione. L'altro valore che abbiamo aggiunto a voi è quello dell'amicizia, che noi lo dobbiamo mettere in secondo piano. L'amicizia è qualcosa che ci lega a tanti amici, ma gli amici veri e quelli giusti ci portano anche a dei traguardi. Premio Alfieri dello sport, anche se con lo sport ci siamo poco, conferito a Marco Macchione per essersi distinto, vabbè, logico, e Nicolò Camassa per essersi distinti nel proprio percorso scolastico e per l'impegno profuso nella vita sociale e parrocchiale, rappresentando un esempio per i giovanissimi e una risorsa per tutta la nostra comunità.
Ecco, il classico esempio del insieme si può. Mi sono già guadagnato un posto in paradiso, sicuramente. Ogni volta mi vedi con l'incenso venire verso di me. Siccome sanno che mi dà fastidio, lo fanno apposta. Scherzo, ovviamente. Bravi ragazzi. Scusate, almeno una parolina da parte di Nicolò e di Marco, visto che vi ho sentito parlare da 20 giorni che sento parlare di voi, in modo particolare dalla dirigente scolastica, ma anche da Don Salvatore, quindi da Sonia, soltanto due parole di saluto. Buonasera. Niente, volevamo semplicemente ringraziare chi ha pensato per noi a questo merito, a questa certificazione, come possiamo chiamarla. Ringraziamo la preside, ringraziamo Don Salvatore, ringraziamo tutti i docenti che adesso non vedo, che ci hanno accompagnato a fine della città, ci hanno portato a questi traguardi. Volevo aggiungere che il nostro è sicuramente un servizio. Un servizio che si manifesta soprattutto nel lato della parrocchia, ma che è un servizio a tutta la comunità. Siamo come ci vedete. Non c'è niente di costruire, noi mettiamo la nostra personalità e il nostro studio al servizio degli altri, ai bisogni della comunità, dovunque ci chiamano, insomma. Congratulazioni ragazzi, rientriamo nella categoria sportiva, quella vera. Siamo al nuoto, premiamo Francesco Giannuzzi. Anche qui abbiamo del curriculum, seconda fase regionale, primo delfino, secondo stile, terza fase regionale, primo delfino, secondo stile, ultima fase regionale, primo delfino, secondo stile, secondo salpetta. Credo che sia della società Acqua Polo, no? Di Calimera. Io voglio ricordare, visto che c'è il vicepresidente della provincia, che il nuoto ha avuto un grandissimo impulso una decina di anni, anzi più di 10 anni fa, quando la provincia ha realizzato 4 piscine sul territorio. Purtroppo l'unica che funziona è quella di Calimera, perché le altre hanno chiuso per problemi di gestione. Complimenti comunque. Complimenti. Raggiunto sul palco Vittoria Mangione, terzo posto dorso, terza fase regionale, terzo posto stile, terzo posto dorso, nell'ultima fase regionale, terzo posto stile. L'aspettano le gare nazionali a Riccione del 28 aprile al 1 maggio. In bocca al lupo e congratulazioni. Adesso ci aspettano dei momenti altrettanto speciali, delle premiazioni altrettanto speciali, che vanno alle nostre associazioni, a delle associazioni che tutti conosciamo, che operano sul territorio e che sono nate in seguito a dei grandissimi dolori. Questi genitori, queste famiglie sono riusciti ad andare oltre.
Invitiamo sul palco Luigi Toscano. I genitori del nostro Mattia Toscano. Sono riusciti nell'impresa grandissima di trasformare il dolore per la perdita di Mattia in tanta forza e tanta energia che hanno saputo trasmettere ai ragazzi, e a loro volta sicuramente un po' di forza l'hanno data anche loro, vero Gigi e Marisa, i vostri ragazzi. Grazie Gigi! Un fortissimo applauso. Logicamente la forza che hanno questi due genitori, come la forza di tanti altri genitori, che sono per noi una testimonianza forte e bella, anche se hanno vissuto e vivono, non hanno vissuto, ma vivono ancora oggi e vivranno purtroppo tutti i giorni della loro vita, un dolore grandissimo, si è trasformata in aiuto ad altri giovani, ad altri ragazzi e anche ad altri bambini. Una forza che questi genitori hanno, che ha del sovrumano sicuramente, perché noi non possiamo né pensare né tantomeno tante volte possiamo esprimere a parole. E per questo questi genitori, questi grandi genitori tutti, e attraverso Anarita e Luigi abbiamo anche tanti altri genitori che sono qui presenti, Veronica, che danno a noi tanta forza, ma soprattutto danno coraggio a tanti giovani, tanti ragazzi, che nella vita ci sono anche tante difficoltà. E dalle difficoltà e dai problemi seri, importanti, bisogna sempre ripartire e rialzarsi, soprattutto. E per questo è un grazie che va a loro, e soprattutto a tutti i giovani che continuano a lavorare nell'ambito anche dell'oratorio adesso. Mi rivolgo soprattutto, e questo grazie a Luigi e a Nadita per tutto quello che fanno per tanti giovani e tanti ragazzi. Abbiamo, attraverso il CSI, abbiamo vinto a livello nazionale, anche adesso siamo a buon punto nel corso di questo anno, e anche noi abbiamo vinto il Fair Play e siamo stati a livello nazionale la squadra più corretta, ovviamente a livello del CSI, e oltre ad arrivare terzi e quarti abbiamo vinto anche il Fair Play. Il premio è sempre lì. Complimenti, non complimenti, questo è un lavoro. Torniamo una piccola lacuna ricordando che l'atleta Greta Gallo gareggia per la selezione sportiva dilettantistica De Giorgi di ginnastica ritmica. Questa è la valenza, grazie alla società e alla atleta. Ai giovani laureati in psicologia la possibilità di approfondire tematiche molto
adeguata, attenta e professionale. Questo è un sogno di Giulia che oggi si realizza. Concetta Sergio e Luigi Gallo. Consegna la targa il nostro sindaco Maurizio Cittadino. Grazie Luigi, grazie a tutti. Complimenti ai signori Gallo che hanno scelto una bellissima, non solo l'occasione, ma una bellissima scelta per onorare la memoria, il ricordo nel migliore dei modi della loro cara Giulia. Complimenti vivissimi, complimenti. La mia voce argentina e ridi, il mio cuore bambino e ama. Prendi l'amore che ho donato e spera, i miei occhi infiniti e sogna. Il mio viaggio interrotto e vivi, le mie ali leggiadre e vola. Nel video abbiamo visto solo alcune delle iniziative che sono nate e che continuano ad essere grazie all'associazione L'Angelo Farfalla. Come abbiamo detto, queste associazioni nascono da dolori grandissimi e chi ci lascia anche la forza di continuare ad amare. Grazie Fabio, grazie Veronica e grazie ancora. Dopo questi momenti così toccanti, ritorniamo alle nostre premiazioni.
Lascio la parola a Vico Malorgio. Vi danno piacevole incarico, e cioè di premiare Antonio Calabro. Io da moltissimi anni sono un operatore sportivo, sono presidente del Palazzo, però sono giornalista sportivo, quindi da moltissimi anni sulla breccia. Questi ragazzi li ho conosciuti da calciatori, magari da allievi, poi sono diventati più grandicelli, hanno giocato nella primavera delle squadre professionistiche, poi sono diventati bravi calciatori, hanno girato un po' per l'Italia e poi anche ottimi, nel caso di Antonio Calabro, anche ottimi allenatori, perché non è da tutti, ricordate che i più grandi, molti, e i grandi calciatori hanno fallito come allenatori, perché fare l'allenatore richiede delle qualità molto particolari, bisogna relazionarsi con tante persone, con tanti giocatori, ognuno con il suo carattere, ognuno con i suoi pregi e con i suoi difetti, e quindi il mister, che una volta si chiamava maestro, e io credo che fosse il termine più giusto, il mister, oggi il maestro, deve fare i conti con tutte queste difficoltà, e quindi non è facile, diventano imparano a conoscere molto bene i loro ragazzi e soprattutto devono imparare a gestirli, perché se non imparano a gestirli non vanno avanti. Nel caso di Antonio Calabro si può dire che sia stato molto bravo, se è vero come è vero, che fa l'allenatore professionista ad alti livelli in Serie B, quest'anno in Serie C con una bella squadra, il Francavilla, non mi ricordo se Zola lo ha allenato anche nell'altro estate, ecco, si vede la mia preparazione, sono dei ricordi professionali. Zola, che è un grosso attaccante dello Spezia, è bravo, e adesso è nel mirino di grandi società della Serie A, lo Spezia comunque in Serie A, è stato un suo allievo, è stato il centravanti del Francavilla nella prima fase, in cui nel primo momento in cui è stato allenatore del Francavilla, perché quest'anno è tornato in questa bella società. Complimenti Antonio e in bocca al lupo per la sua carriera. L'educazione è quella che accennavo prima a Vito. Allora, il premio al Fiore dello Sport ho ferito Antonio Calabro per essersi distinto nel proprio percorso sportivo professionale, portando lustro alla propria comunità, e noi ne siamo veramente orgogliosi. Buonasera a tutti, innanzitutto io gioco a casa qui, mi sento, fate sempre da chioccia, no? Siete sempre molto, molto buoni e molto bravi, come mi sposto così non dovrei sbagliare. Intervenire dopo questo momento non è facile, perché è stato un momento molto bello, molto toccante, però voglio dirvi quello che ho detto oggi ai miei giocatori nello spogliatoio. Noi veniamo da 3 sconfitte consecutive, i giocatori sono un po' senza anima, e oggi mi hanno fatto un po' arrabbiare, e io li ho voluti toccare dentro, no? Ma li ho voluti toccare nell'anima, senza urlare, senza alzare la voce, che come diceva Ludovico, bisogna imparare a essere maestri, no? E quindi io sono molto riconoscente ai miei maestri. Insomma, Arra per noi è stato un traghettatore per tutti, no? E siccome è una platea ricca di ragazzini, di giovani, oggi io ho detto ai miei ragazzi, che vanno dai 18 ai 32, 33 anni, per colpirgli un po' dell'orgoglio, non diamo per scontato tutto nella vita, cioè quello, la salute, il bene, la dote che il Signore ci ha dato, non lo disperdiamo, cioè non perdiamo nemmeno un giorno di allenamento, nemmeno un giorno di concentrazione, nemmeno un giorno per andare ad avere altre nella testa altre situazioni, perché poi lo sport, madre natura ci dà tanto, lo sport ci dà tanto, ma poi tocca a noi non dare per scontato la grossa dote che ci ha dato il Signore, no? E quindi alimentarlo giorno per giorno, senza regalare niente a nessuno e senza
e sempre essere determinati, altrimenti arriveremo poi alla fine, perché poi lo sport non è che tu vuoi vedere. Io già adesso non faccio più sport, faccio il lancio di coriandoli perché non ce la faccio più, ho un po' di ginocchia, un po' tutte incatramate. Quindi siccome non è eterno, non è eterno niente, non regaliamo giorni, non ci facciamo distogliere l'attenzione, come dicevo prima, dai videogiochi, dalle droghe, da quello che non è, da quello che non è salutare, perché poi c'è stato che è stato meno fortunato di noi, e quindi noi non possiamo dare per scontato il fatto e la dote che ci ha dato, la salute che ci dà Madre Natura. Quindi stare sempre lì sul pezzo, senza mai mollare, questa è una cosa che voi non dovete mai avere rimpianti. Io ce l'ho scritto qui sul braccialetto, i sogni vanno coltivati giorno per giorno, non regalate nemmeno un minuto, perché è troppo importante per essere uomini voi, poi calciatori, sportivi, i professionisti, quello viene in secondo momento, ma la prima cosa è essere uomo. Grazie. Invitiamo sul palco un altro orgoglio melendugnese, Davide Petrachi. Cosa ci dici, Vico? Cosa ci racconti di Davide? Davide ha avuto un grande momento da calciatore, lui faceva il portiere. Dai, Davide! Della fase della primavera del Lecce di Roberto Rizzo, che vinse due supercoppe, un paio di scudetti e un paio di Coppa Italia, insomma, fece naturalmente in queste supercoppe, poi affrontava la Juventus e l'Inter, non è che affrontava le squadre così minori. Ciao, complimenti. E lui ricordo quella parata di un calcio di rigore, credo, no? Che risolse con la partita in favore del Lecce. Raccontalo questo. Non ho infatti pare il rigore, la partita di due pari, poi ne parare altri due. E quindi il Lecce vinse la Supercoppa. La Supercoppa, un campionato primavera, due Coppa Italia e due Supercoppa. Sì. Era la grande primavera della prima fase in cui Alfredo Corvino era alcuni direttore sportivo del Lecce, perché dobbiamo dire che questa primavera si avvia, la primavera di quest'anno, si avvia a ripetere i trionfi di quella, perché è in testa alla classifica con 10 punti sulla seconda. E pensate che a questo campionato, ripeto, partecipano l'Inter, il Milan, la Roma e tutte le grandi, quindi il Lecce avanti con 10 punti, dovranno fare i playoff. Io non vedo perché una squadra che conclude il campionato con 10 punti di vantaggio sulla seconda non debba essere dichiarata vincitrice del campionato, invece dovrà sottoporsi, perché è il caso di usare questo termine, alla roulette o alla così dei playoff, perché poi non sempre vanno bene come si vorrebbe e non vengono magari in alcune occasioni rispettati i valori. Però complimenti a Davide. Sì, vogliamo leggere la motivazione sulle targhe di Davide e Antonio. Davide Petrachi, per essere distinto nel proprio percorso sportivo professionale, portando lustro alla propria comunità. Che per il settore è stato portiere anche in Serie A, credo, no, Davide? In tutte le categorie, perché scuola ha parlato solo della primavera, ecco.
palco la capitana della Volley Melendugno, seguita da tutta la squadra ovviamente, le vogliamo tutte. Capitana Valeria Cavapunta, perché non mi dite tutte? Forza, dai! Tutte ragazze! Tutte! Vi prendete un meritato applauso per quello che state facendo? Per lo sport, per la pallavolo, per Melendugno. Io pregherei il sindaco alla conclusione del campionato di rivolgere un invito a Fefe De Giorgi. Insomma, sarebbe bello concludere il campionato con queste ragazze in presenza dell'allenatore della nazionale italiana, campione del mondo e d'Europa, di Spizzano, Ferdinando De Giorgi. Però è già fatto, quindi un bel applauso per queste belle ragazze che sono delle bravissime atlete, ma sono una più bella dell'altra, da nord, questa riflessione. Complimenti davvero, ragazzi. La consegna del sindaco alla Valeria, la capitana, espertissima Valeria, che ha vinto anche degli scudetti nella pallavolo nella Serie A italiana. E di Lecce, però, ha svolto una carriera quasi sempre lontano da Lecce dopo la prima fase giovanile. Quindi complimenti a voi anche per averla portata a mio amico, oltre che complimenti a tutte le ragazze e a Valeria. Motivazione per aver unito energie, talenti e sacrifici, dando vita ad una squadra che ha portato avanti con onore il nome della propria città. È chiaro che noi ringraziamo tutte le ragazze per quello che stanno facendo, veramente bravissimi. Io sono stato all'ultima partita, ho visto quello che avete combinato, la prima ex in classifica, di prima ex che era ancora prima in classifica, oggi credo che lo siete voi. Ma un grosso applauso vorrei farlo a tutta la dirigenza, a tutti i colori quali si organizzano, si sono arrivati, si vogliono portare le sue ragazze a questo luogo. Grazie a tutti quanti voi. Trosa, Favero. Abbiamo congedato la Narcono Melendugno, questa bellissima formazione di squadra di pallavolo, e probabilmente avremo concluso, no? Sì, sì, confermiamo. Sì, Manuela, però ti chiedo 10 secondi, 20 secondi, non lo so. 15. Perché, sì, 15. Perché diciamo che non è un colpo di scena, insomma, però è anche una piccola sorpresa di cui l'interessato non è al corrente, perché il Panatron, ripeto, noi siamo stati ospiti, perché la manifestazione è dell'amministrazione provinciale, a noi è stato riconosciuto un merito morale, diciamo, no? Di aver contribuito a organizzarla, e siamo grati al sindaco Cisternino, a tutta la giunta, anche all'assessora che io non ricordavo. Non mi ricordavo di averla conosciuta. Poi ho ricollegato ad una gita in barca durante la festa di San Foca.
me l'ha ricordato e Gigi, quindi mi scuso se non l'ho salutato forse l'assessore Durante. Bene. Ecco, questo era un inciso. Allora, Gigi può venire per il colpo di scena, no? E la sorpresa. Perché noi abbiamo voluto dare un segnale di riconoscenza, una semplice targa, che però probabilmente costituirà un bel ricordo per Gigi Lima. Non l'abbiamo fatto al sindaco, l'abbiamo fatto a Gigi, che si è speso più direttamente. Quindi. Allora, questa Panagra di Preferenze, premiazione da fine dello sport Merendugno, targa Mario Stasi, premio alla promozione dello sport. Mario Stasi è stato il nostro fondatore, l'ingegnere Mario Stasi, una figura grandissima dello sport salentino, provinciale, pensate, Leccese. Pensate che a lui si deve la costituzione del circolo tennis Lecce, del CUS Lecce, del centro universitario e sportivo Lecce, di Lecce. E c'è un'altra, il tempo detto circolo tennis, comunque è stato, prego? Sì, vabbè, il campo è stato un grandissimo sportivo, però non l'ha. Il palazzetto dello sport ha progettato. Allora, targa Mario Stasi, premio alla promozione dello sport, all'assessore allo sport Luigi Lima. La motivazione. Per aver onorato la sua città con eccellente carriera di calciatore e per l'attività che svolge da amministratore pubblico a sostegno del valore educativo, formativo e sociale dello sport. Complimenti. Vuoi rilasciare un'interazione, Gigi? È un fuori onda questo. Rimango senza parole, ti ringrazio Nico di quando 20 giorni fa, più di un mese fa, mi ha detto di organizzare questo bellissimo evento qui in Merendugno. Ho aperto la porta, un portone, perché so quanto vale il Panatron, so quello che fate voi, che per noi portare questo a Merendugno nella nostra comunità ci dà senso di orgoglio. Grazie veramente, grazie veramente. Grazie ancora a voi, all'amministrazione comunale. Non incontriamo la stessa sensibilità andando in giro, per cui ringraziamo ancora di più l'amministrazione comunale di Merendugno, il sindaco Maurizio Sisternino, l'assessore allo sport, so che anche assessore ai servizi sociali eccetera, tutti gli assessori, saluto i presenti partecipanti e quindi saluto anche voi ringraziandovi per la pazienza che avete avuto. Grazie. Il mio amico Antonio Leo e tutti quanti della presente. Grazie. E ovviamente un grosso. Spinning up.